seduto come funzionante. Quindi hanno alzato il livello sopra la quota di sicurezza, per così dire, dell'ingegner Ghetti. Questo cosa ha provocato? Beh, effettivamente ha provocato un movimento repentino, chiaramente, della frana, che negli ultimi giorni si spostava prima di centimetri e poi di metri, praticamente a vista d'occhio. I tremori continuavano ad essere sempre più forti e quello che si è creato è stata il rigonfiamento, per così dire, dell'intercapedine tra la roccia della paleofrana e il substrato del Monte Toc. All'interno c'era una sostanza, un terreno che si chiama argilla mommorillonitica, con un alto contenuto in gesso. Il gesso, quando si bagna, si gonfia. Gonfiandosi perde la sua resistenza al taglio. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente non c'è più l'attrito. Questo, unito alla sovrappressione creata dal, per così dire, immersione della parte franata in acqua, quindi un po' il galleggiamento, per così dire, ha creato un'instabilità che, se non ci fosse stata la diga, non ci sarebbe mai stata. Cioè, sta frana non sarebbe mai venuta giù se nessuno avesse costruito una diga qua. Questo, che sia chiaro, di tragedia naturale non c'è niente e di piogge non c'entra assolutamente niente. Questo è un fatto dovuto alle sovrappressioni interstiziali del bacino del lago, arrivati a quota 712, non sono mai arrivati a quota 715, quindi tecnicamente questa diga non è mai stata collaudata non è entrata in funzione. Ciò nonostante, comunque ha resistito circa 7 volte il suo carico di esercizio quella sera in quell'impatto, ma questo è un altro tipo di collaudo, chiaramente. Beh, per terminare, è scesa questa massa di roccia di 260 milioni di metri cubi, per capirsi è un po', ho fatto un conto, circa 800.000 volte il Duomo di Milano. Non è facile capire quanto sono 260 milioni di metri cubi, è tantissimo. E in questa discesa, chiaramente, non è che è venuta giù in due ore, è venuta giù in pochi secondi, circa 30 secondi, con una velocità di 80-100 km.